Dopo la morte dell'orso Juan Carrito, icona d'Abruzzo, travolto e ucciso da un'auto, si ripropone la tematica della convivenza tra esseri umani ed animali selvatici che scendono sempre più a valle, avendo noi ristretto il loro habitat naturale. Dario Febo, già presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, parla ad esempio di una situazione particolare a Pescara. A proposito di animali selvatici, noi qui siamo a Villa Sabucchi, in pieno centro a Pescara. Alle sue spalle c'è questo laghetto dove si trovano cosa? C'è una gallinella d'acqua, una coppia, che sono almeno 2 anni che si riproduce, ho trovato i piccoli in primavera ed è un miracolo perché siamo in pieno centro cittadino. La gallinella d'acqua è un animale selvatico alla fine, ma questo dimostra la grandissima plasticità ecologica, il grandissimo adattamento degli animali. Se non sono disturbati, se non sono perseguitati, gli animali possono vivere anche vicino a noi, e questo è un altro aspetto, nel senso, non bisogna avvicinarsi, bisogna considerare la loro selvaticità e lasciarli stare.